primo giorno, secondo giorno del Green Italy, lunedì, siamo ancora in Oltre Pavese, siamo esattamente nello stand di Terra di Broni, che riunisce le cantine sociali di Broni Castello, siamo qui col direttore tecnico Casavecchia, al quale chiediamo innanzitutto di dirci due parole sulle cantine che seguono. Sì, buongiorno a tutti. Terra di Oltre Po è la figlia della fusione tra la cantina di Casteggio e la cantina di Broni, due realtà storiche dell'Oltre Po Pavese. Cantine che oggi mettono insieme circa 900 soci viticoltori per oltre 5.000 ettari di viticoltura oltrepadana. Circa 40 comuni fanno parte del nostro comprensorio e quindi oggi possiamo dire che vinifichiamo il 50% dell'uva dell'Oltre Po Pavese. Una realtà che si sta ingrandendo a vista d'occhio, che sta dando buoni risultati sia verso i viticoltori che verso il mercato. Un gigante che fino ad oggi era quasi un po' sconosciuto perché si occupava di confezionare vini su misura per altre realtà, ma che oggi invece vuole fare una scelta di immagine, cioè vogliamo uscire con la nostra faccia, con la nostra etichetta e farci conoscere al mondo. Per cui da due anni a questa parte stiamo lavorando per distribuire a livello mondiale i nostri prodotti tipici dell'Oltre Po Pavese. A proposito di etichette, quali sono questi punti di vendita che stanno iniziando a impegnare a proporre delle cantine? Allora, l'Oltre Po Pavese è una realtà viticola poliedrica, perché come sapete si coltivano tantissime varietà e diciamo tutte con buoni risultati. Forse una delle zone d'Italia dove è presente il maggior numero di vitigni. Di vitigni e anche di varie di tipologie di vinificazioni, dallo spumante al frizzante ai rossi più o meno invecchiati. Ma sicuramente i prodotti che fanno bandiera nel Oltre Po Pavese io penso siano essenzialmente tre. Il primo fra tutti il Pinot Nero con le sue variabili di produzione dallo spumante al vino rosso, il secondo il Riesling che è un altro vitigno che si trova praticamente in quantità interessanti solo in Oltre Po Pavese e ultimo ma non ultimo il Bonarda che è il vino rosso del bere quotidiano, il vino rosso per eccellenza, l'abbinamento giusto con i piatti tipici locali dell'Oltre Po Pavese. Oggi vi propongo nell'ampia gamma dei nostri prodotti il Croisé. Il Croisé che è un po' la nuova bandiera dell'Oltre Po Pavese, la scelta fatta dai consorziati per dare un'immagine al Pinot Nero, un'immagine un po' diversa da quello che è il solito metodo classico bianco ma in rosato, l'unico rosato fatto al 100% di Pinot Nero, oggi una denominazione di origine controllata e garantita e che del Pinot Nero fa la sua caratteristica. Il Croisé dopo 18 mesi di invecchiamento sui lieviti presenta un profilo aromatico molto moderno nonostante sia uno spumante classico, mantiene i sentori fruttati del vitigno di origine, viene lavorato in modo che il lievito non prevalga su questo frutto elegante e fine, con una buona evoluzione. Al palato viene reso interessante per questo equilibrio tra un'acidità viva ma una morbidezza, una piacevolezza, che ne fanno un vino da bere come aperitivo ma anche pasteggiare. È una nuova bandiera diciamo dell'Oltre Po Pavese. Assaggiamolo e buon vino a tutti. Salute.